Paolo Arrigoni, è soddisfatta la Lega Nord dell'operato del ministro Angelino Alfano? No, come si può essere soddisfatti visto che gli sbarchi si succedono a un migliaio al giorno e a contribuire a questa onda massiccia di profughi o sedicenti tali c'è ovviamente l'operazione Mare Nostrum che è nata nell'ottobre 2013 con l'intendimento, e questo l'ha dichiarato Alfano, di rappresentare un deterrente per gli sbarchi, quindi un blocco, un rallentamento degli sbarchi. In realtà questo rappresenta un polo attrattivo, lo dice la UE, lo dicono anche dei dirigenti del Ministero degli Interni stesso, e abbatte i rischi, quindi la gente è più incentivata a venire sulle nostre coste. Il problema è che il nostro paese non è più in grado di accogliere queste persone, c'è alta la disoccupazione, anche quella giovanile, non ci possiamo permettere altre persone. La soluzione quale sarebbe? La soluzione è quella di riorganizzare Mare Nostrum e dirottare le imbarcazioni e le navi della Marina Militare a presidiare le coste del Nord Africa per impedire che questi si immettano sulle famose bagnarole. E poi un'altra cosa che ho rilevato al Ministro Alfano è il sistema dell'accoglienza. D'Imperio, il Ministero dell'Interno, attraverso le prefetture, catapulta sui territori centinaia e centinaia di persone che vengono messe in centri di accoglienza, molte volte all'insaputa dei sindaci, e questo certamente non è una bella cosa. E peraltro stiamo registrando che molti di questi profughi, o ripeto, presunti tali, fuggono e quindi dimostra la dimostrazione che questi sono senza controllo. E questo non va assolutamente bene perché la gente, i cittadini, anche dopo la liberazione di molti delinquenti con i quattro svuotacarceri, si sente molto insicura.